Allora, ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come promesso, oggi c'è l'unboxing di Disney Infinity. Sempre promesso e mantengo, quindi faccio l'unboxing di Disney Infinity che avevo detto dovevo fare. E l'ho preso, madonna, sta una scatola grossa, ma un coso, per Wii U. Preso per Wii U, primo perché si può giocare sul gamepad, quindi niente problemi. Beh, lo apro da così che si vede anche bene l'apertura così. Si può giocare sul pad, niente problemi, che cazzi. Allora, qui c'è lo scotch, intanto leggiamo un po'. Vabbè, come sapete ha la funzione, è come prende uno Skylanders. Solo diciamo che le statuette sembrano fatte leggermente, un bel po', un bel po', un bel po' meglio. Insomma, sembrano fatte molto molto meglio, ecco. C'è il prezzo ancora 70 euro, costa un po' più dei giochi, no, a parte no perché è un gioco Wii U, quindi insomma ho pagato un po' meno perché il lutto della roba, faccio sempre scalare qualcosa di, diciamo, a volte quando serve. Allora, vabbè, diventa un pirata, diventa un mostro, diventa un eroe, diventa chi vuoi, praticamente vabbè, affrontate emozionanti avventure, bla bla bla, diventa Capitano, Capitan Jack Sparrow, mitico Capitan Jack Sparrow. Questa è Disney, ragazzi, è qualità Disney, quindi la qualità Disney c'è tutta. Per chi come me ha vissuto da piccolo con la Disney e tuttora, insomma, vede film Disney, capisce qual è la qualità della Disney. Capitan Jack Sparrow, Sully di Monsters & Co., Monsters University in questo caso, perché è basato sugli ultimi film Disney per ora, e Mister Incredibile degli Incredibili. Quindi, allora, andiamo a squartare la belva. Perché l'ho preso per Wii U? L'ho preso per Wii U perché si può giocare appunto sul gamepad comodamente. Che cazzo si... lo scotch. La boia schifa. Ma perché? Hanno paura. Hanno paura che le aprono in qualche modo. Ora mi fa incazzare. E apriti. Per Dio. Oh, e ancora però non abbiamo visto niente, eh? Questo è solo l'inizio dell'apertura. Più difficile viene dopo. Togliamo. No! Tu pesa. Scapola. Ecco, qui abbiamo il tutto. Ah, qui c'è il gioco. Con le istruzioni per la base. Gioco che dopo andiamo ad aprire. Ecco qua. Beh, voi vedrete speculare ovviamente. Come sempre. Allora, questa è la mega base. Sì, una parola, mega base. Ma che cosa? Oh, questi sono i mondi. Sono riuscito a togliere i mondi. Qui c'è Pirati dei Caraibi, Monster & Co. Monster University, uguale. Uno o l'altro. Così, faccio un attimo. Ecco. Incredibile. Questo lo mettiamo. Allora, ragazzi, ora c'è da fare un'operazione chirurgica. Avete presente come quando si gioca, insomma, si giocava piccoli, quando si giocava da piccoli a quello lì, no? Bisognava stare attenti dove si metteva le mani, se no strillava. Ecco.
sogno, sogno ragazzi, oh. Ma che cazzo? Cribbio. Allora ragazzi, questo unboxing durerà un pochino più del previsto. Aia cazzo! Sono ucciso per levarti! La base devo dire che è veramente bella. 500 volte più bella di quella di Skylanders. Quella di Skylanders, sinceramente, beh, Skylanders in generale era un gioco. Mettiamo tutta la carta da culo. Questo unboxing, ragazzi. Oh, ecco la base. Ecco la base. In Infinity. Qui ci va il mondo e qui due personaggi. E questo è la porta USB da attaccare da qui. Bene. Base le va. Qui che cazzo c'è? Qui c'è l'aggeggino. Niente, fogliolino. Qui c'è il dischetto del potenziamento Nemo, mi è toccato per il pesce. Pesce Nemo. Vabbè, mo mettiamo un attimo qui. Non so a cosa servono questi cose del potenziamento. Qui c'è una carta per registrare i personaggi, penso. E ora arriviamo alla parte più difficile dell'unboxing. Si strilla intanto. Allora, io devo attuare. Dai. Oh. Uno. Eccolo qua, Sally, sì, si dice Sally. Chissà, in inglese. Guardate come sono fatte bene. Sono fatte veramente, veramente bene. Cioè, la qualità prezzo, sinceramente, c'è. Perché rispetto alle altre statuette, queste sono fatte veramente, veramente, veramente bene. Quindi Sally ce lo mettiamo qui. Ora, visto l'incredibile, siccome sei un po' più tosso, ma un po' più difficile. Oh, venuto via subito. Incredibile, è proprio incredibile. Questo, eccolo. Poi, vedete qui sotto c'è praticamente, qui c'è un pezzetto di strada che sarebbe la strada del loro mondo. Qui invece c'è un po' di marciapiede dell'università. Ma li metto qui, tanto si vedano poco e poi vi farò rivedere tutto. Ora c'è il più stronzo da levare, che è il più stronzo. No, venuto via subito. Madonna. Mi aspettavo di peggio, sinceramente. È venuto via subito, invece, guarda, meglio di così. Anche fatto veramente benissimo. Mamma mia. Guardate i dettagli. Cioè, devo dire che, sinceramente, si sono veramente impegnati. Le statuette sono fatte bene. Pensavo di peggio, perché di solito, insomma, queste statuette, si sa, sono fatte tanto bene. Comunque, è stato un unboxing duro, ma non è ancora finito, perché si deve aprire il gioco, parte vera e propria dell'unboxing. Infatti facciamo come i classici di unboxing. Allora, intanto prendo tutta la robaccia, poi la metterò qui. Per ora le istruzioni stiamo calmi. No, la ciabatta, no. Istruzioni, stiamo calmi. Poi via. Allora. Sto attuando l'operazione. Un po' di casino, eh.
Scusate ragazzi, ma devo fare un attimo un'operazione. Gira webcam. Ecco qua. Eccoci qua. Vabbè, lì vedete sul letto tutte le cartacce che avete visto prima. Allora qui troviamo Mister Incredibile, Capitano Jack Sparrow e Sally. Allora, apriamo il gioco. Vabbè, dietro c'è scritto: affronta tre emozionanti avventure o creane una tuta tua. Ovviamente ci saranno in futuro, ci sono attualmente le espansioni. C'è due mondi in più, che sono quello di Harris e quello di Lone Ranger. Lone Ranger è un film bellissimo, andatelo a vedere perché è fantastico. In ogni caso, comunque, quelle lì le prenderò in futuro. Questo. No, The Lone Ranger fa veramente schiantare. Sono i Depp. Allora, apriamo il luogo. E dai, ecco fatto, gioco aperto, divertimento senza fine. Si apre il manuale, inesiste. Ah, questo è il disco, la skin del gioco, insomma, la vedete, no? Cazzo, Mister Incredibile, stai fermo! Questo è il manuale, praticamente. Ah, sì, qui c'è. Ah, c'è la checklist dei personaggi. Bellina. Almeno. Sì, strilliamo. Dai! Insomma, qui c'è gli affari di famiglia. Ah, ma metterò semmai una soleria se la trovo sotto. Ah, di non reggere, figa. Davvero, davvero, davvero fatte bene sono. Davvero, davvero fatte bene. Pensavo peggio, ripeto. Vabbè, manuale inesistente. E questo unboxing è durato 12 minuti. E Marianna Gane è durato 12 minuti. Cosa abbiamo trovato nella confezione? Allora, ricapitolando, a parte tutte le cartacce, c'è lì, ripeto, gioco Disney Infinity Wii U. Poi, il mondo. Il mondo, che poi verrà posizionato appunto qua sopra. Il medaglione, insomma, penso sia il... come si può dire, un gettone, ecco il gettone. Poi Mister Incredibile, Sally e il nostro capitano, che mo lo metto qui dietro, eccoli qui con la base. Quindi ragazzi, l'unboxing di Disney Infinity è finito e direi che ormai si va al prossimo unboxing, che sarà, il prossimo unboxing sarà forse a fine settembre, forse a fine settembre con un gioco che forse c'è già stato un unboxing, avrete già capito forse quale gioco, forse no. Ciao belli, al prossimo unboxing.